Alla conclusione del 66esimo trofeo Matteotti con Stefano Giuliani, bis per la Farnese, ci si attendeva Oscar Gatto, invece è spuntato Pierpaolo De Negri alla prima vittoria da professionista. Sì, diciamo una giornata particolare perché abbiamo avuto la perdita alla Farnese del presidente Camillo De Iuli e siamo partiti un attimo, come si dice, tristi però motivati per dedicargli la nostra vittoria. Siamo stati sfortunati in gara, si è bucato anche Oscar Gatto l'ultimo giro, ma poi De Negri, che è un giovane emergente, che già un anno e mezzo che qualche volata l'ha sbagliato, ma sapevamo che era veloce e ce la poteva fare, e siamo riusciti ad avere il bis Matteotti a casa mia, penso che è più soddisfatto di me, più soddisfatto di nessuno. Ecco, chi segue assiduamente anche il ciclismo dilettantistico ricorda appunto in De Negri un bravo atleta, capace di piazzarsi più volte anche in gare internazionali, doveva solo sbloccarsi quindi. Lui sì, perché già l'anno scorso in delle occasioni poteva vincere, però forse la paura giovane, invece oggi molto probabilmente è uscito fuori quella classe che ha e dà ragione alle scelte anche della squadra del team di Scindici Tracca di puntare sui giovani. Per i prossimi appuntamenti cosa ci possiamo attendere? La squadra è stata un attimino un po' più tranquilla perché abbiamo avuto un calendario molto dispendioso, diciamo che adesso si dovrebbe riprendere Gatto, ecco, De Negri è una bella sorpresa, ma anche tutti gli altri per il finale di stagione. Ok, grazie mille, complimenti. Grazie a voi.